Oro. Abbastanza morti e sconveniente sarà parlar di ciò che è bello, senno di poi doner a me il suo letto di terra, senno di poi doner a te il suo letto di terra. Che ballata mai cantiamo da mane a sera, stanchi di sentir gracchiar lo canto stridulo. Non ritornerai, nomade uccello, ritrovate ogni speranza, voi andate via, e Marta la cornacchia dov'era? C'era, morta è la cornacchia che un giorno avesti in casa, e alluttata Marta conoscesti. Barnabo, Barnabo era quasi morto da un pezzo, gode ogni lutto la cornacchia ridente. Campeggiasti, è vero, nei sogni di Barnabo, ma una vale l'altra, solo te non vale. Enorme, il poeta cimiteriale con Marta la cornacchia. Enorme. Allora, non ritornerai. Io t'avrei preso qua, X Factor. Adesso sono stati loro a dire di no, eh? No, io ho detto sia, di sì. Sia ben chiaro. Sia ben chiaro che io Morgan l'ho passato. Ha detto di sì. Mi rendo allora, conto. Io so che tu hai un pensiero per i nostri giudici. No, no, scusa. No, allora, soprattutto per Simona Ventura. Ecco, bravo. E per la giuria in generale, forse ecco, in questo momento la rappresenta Simona Ventura. Grazie, te ringrazio. Per ringraziarvi soprattutto delle possibilità che mi avete dato, ho pensato di farvi un dono che, almeno a mio avviso, è il più bel dono che si possa fare. È la cornacchia morta. Marta. Marta la cornacchia. Morta e ridente era, eh. Prego. Apri, Simona. Ridente. Devo aprirlo io. Posso toccare le tue? Non no. Ritornerai. No, ma de uccello. No. Barnabo. Ma che bello. E Marta la cornacchia. Marta la cornacchia. Ma la scatola è meravigliosa. E io su Marta la cornacchia lancerai la pubblicità. Ci vediamo va tra bene. Pochissimo. Va ci sarà la seconda marcia di cantanti.